Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova?». Il capitolo 15 del Vangelo narrato da Luca ci presenta la parabola della misericordia, un'unica parabola in tre scene. Le parabole costituiscono il cuore della predicazione di Gesù e ci fanno comprendere il volto di Dio Padre. Questo è il cuore del Vangelo: Dio Padre di tenerezza, Dio Padre compassionevole. E qui ci vengono presentate tre esperienze: la pecora ritrovata, la dracma ritrovata e il padre buono, misericordioso e i due fratelli. E tutte e tre queste esperienze si concludono con un invito alla gioia. Quando l'ha trovata, piena di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Così, io vi dico, vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Ci poniamo una domanda: chi sono i 99 giusti? Sono i chiamati a riconoscersi in quella pecora smarrita, perché sono nel deserto, stanno vagando nel deserto, e quei 99 giusti sono chiamati a riconoscersi peccatori, a riconoscere che si sono persi, che sono bisognosi di misericordia, bisognosi di un incontro che salva. Oppure, quale donna, se ha 10 monete ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Nella seconda scena ci viene presentata la tenerezza di Dio attraverso la parabola della dracma perduta. Vi è una donna che, dopo aver perso la sua moneta, accende la lampada e spazza finché non la trova. E il dono della nostra fede, sepolta dall'esperienza del peccato, che ha bisogno di essere illuminata. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Nella terza scena ci viene presentato un padre buono, misericordioso e due fratelli. I due fratelli sono gli stessi gruppi che incontriamo all'inizio del capitolo 15, che sono i veri destinatari di questa parabola: i pubblicani e i peccatori da una parte, gli scribi e i farisei dall'altra. E la tematica dei fratelli accompagna tutta la storia della salvezza, da Caino ad Abele. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,
perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. In ogni parabola c'è una novità inaspettata, c'è una svolta, un punto di svolta, e in questa parabola ci viene presentata dal figlio quando intuisce, comprende e si accorge di aver intrapreso la strada sbagliata. A casa era libero, lì si ritrova schiavo. Il testo del Vangelo ci dice che il figlio rientrò in se stesso, un uomo che si era allontanato dalla sua stessa vita, un uomo che si era allontanato dalla sua stessa esistenza. E il figlio compie un pellegrinaggio interiore, un uomo in cammino, un uomo che si mette in viaggio per riscoprire la vita nuova. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Il fratello maggiore non sa dei movimenti che stanno accadendo nella vita di suo fratello e vede soltanto l'ingiustizia, un padre che prepara una festa. Anche lui non si era scoperto figlio, ma si era soltanto proiettato in maniera differente con suo fratello. Forse c'era in lui un'invidia nascosta per tutto ciò che il fratello aveva compiuto nel momento in cui si era smarrito. Ma poi la parabola passa alla realtà. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Henry Nouwen, nel libro L'abbraccio benedicente, edito dall'editrice Querignana, descrive e narra questa parabola a partire da un quadro di Rembrandt. Il figlio minore e il figlio maggiore dicono di noi, ecco perché la parabola non si conclude. Siamo chiamati anche noi a vivere la nostra esperienza e a entrare in questa parabola. Nel libro troviamo questa frase che è stata detta all'autore: che tu sia figlio maggiore o figlio minore, ti devi rendere conto di essere chiamato a diventare il padre. Per poter vivere questa esperienza di diventare padre, siamo chiamati a scoprire il perdono e l'amore di Dio, un perdono che è ricevuto. Sempre Nouwen nel suo libro ci dice che una delle più grandi provocazioni della vita spirituale è ricevere il perdono di Dio. In quell'abbraccio allora c'è l'umanità intera che torna a Dio, e quell'invito alla gioia è l'Eucarestia domenicale alla quale tutti siamo chiamati, tutti siamo invitati come figli per incontrare il risorto e nutrirci della sua bellezza.